Perché sono qui? Perché sembra è il minimo essere qui e dare solidarietà a Alessandra, che è una persona credo che sia rimasta sola, perché non è seguita più da nessuno, nonostante questo sia forse l'omicidio più terrificante che perlomeno io ricordo. E io mi auguro che oggi veramente trovi quella giustizia al 100%. Sono passati 6 anni, cioè mi sembra una cosa assurda che dopo 6 anni ancora questa madre stia qui a sperare che possa essere la giustizia la figlia. Assolutamente, è un caso che con quelle ricorda anche in parte, assolutamente, quello Vabbè, è quel tipo di dolore che nessuno può comprendere il dolore che sta vivendo lei adesso, credo nessuno, perché io immagino, a volte ho parlato con lei, immagino lei tutte le notti, deve tornare alla mente quello che può essere successo alla figlia, quel momento è inevitabile, quindi io penso che questo dolore se lo porterà sempre, però almeno che ci sia quella certezza della pena, quella giustizia che sicuramente non le darà conforto, però le darà... Mi auguro per lei quel minimo di serenità in più, perché è assurdo che dopo 6 anni ci sia ancora questa situazione. Io poi, guarda, io dopo 40 anni, forse quello che ho visto io 40 anni mi ha fatto diventare cattivo per certi versi. Io non tollero più nessun tipo di criminalità e questa situazione è proprio quella forse più brutta che poteva capitare ad una persona. Io credo che l'ergastolo sia anche un regalo per quella persona. Sia un regalo. lei è qua quindi per questo, per sostenere Alessandra. Certo, sì, perché la conosco da anni, dall'inizio, e quindi sì, era giusto così. C'è un legame quindi tra tutti i parenti di vittime, un legame che vi dà forza. Sì, c'è quella solidarietà, è inevitabile, io ne ho ricevuta tantissima di solidarietà. Quindi è giusto darla anche agli altri. Lei sicuramente ne ha bisogno perché, ripeto, ho la sensazione che lei sia rimasta veramente sola negli anni. No, ha avuto il sostegno di pochissime persone. Si parla spesso di femminicidi, però la sua vicenda viene, non so per quale motivo, dimenticata. Non ne parlano i media, non ne parlano nella politica, non ne parla quasi nessuno. Sembra che ci sia la paura di parlare di questa vicenda. C'è questa paura, di parlare di questa vicenda è assurdo proprio. Quindi io mi auguro che quantomeno venga confermata questa pena, ripeto, anche per... è poco, non mi pare dire altro, ma è poco secondo me, perché un essere non umano come quello che ha fatto una cosa del genere, secondo me non merita il privilegio della vita, appunto. Alessandra dice anche che non è soltanto lui, è che loro rimarranno comunque convinti che dietro questa storia c'è di più e più persone. Ma io penso proprio di sì. Beh, c'erano stati altri indagati che sono stati tutti quanti prosciolti, no? Io credo che ci siano altre persone perché ha fatto tutto da solo quello che ha fatto. O è un professionista chirurgo, altrimenti non credo che sia stato in grado di fare una cosa del genere. Loro infatti penso che andranno avanti per cercare di capire se c'erano altre persone coinvolte. Ma ci sono tante domande che rimangono oscure in questa vicenda. Cioè, questa persona che non credo godesse di una situazione economica agiata, ma gli avvocati, ma chi li paga tutte queste persone? Se loro perdono la causa, gli avvocati dovranno essere pagati, no? E chi li paga? No, non si sa. E il fatto stesso, poi questa è una rabbia mia personale, il fatto stesso che ci siano persone che continuino a difendere un assassino del genere. Nonostante sia stato confermato, no? Quello che ha fatto, cioè un omicidio, l'ha fatto a pezzi, ha fatto le cose peggiori, adesso stiamo qua per capire se è stata violentata, quindi diminuire la pena. Cioè se non c'è stata violenza diminuisci la pena, non dai l'ergastolo, è una cosa folle, una cosa folle. E io sinceramente capisco gli avvocati devono fare il proprio lavoro, ma qua si va oltre, perché un avvocato che continua a difendere e cerca i cavilli per far diminuire la pena ad una persona del genere, io non lo concepisco. Cioè, secondo me diventano quasi complici perché difendere una persona del genere e cercare di far diminuire la pena è incomprensibile.